Molto bene. Grazie, facciamo un grandissimo ringraziamento alla band. Un grande urlo. Ora facciamo un gioco che in realtà avete già anticipato e credo che vi piaccia molto. Al mio tre faremo partire una ola, ma con i cartellini, con il cartellino quello che avete della veglia, con il foglietto della veglia. Dovremo alzare giallo e verde così per far partire la ola. Al mio tre partiranno quelli con la pettorina verde. Uno, due, tre, vai! Gira, gialli, gialli, gialli. Ora è blu, pettorine blu. Pettorine rosse, pettorine rosse. Ok, questa era una prova. Siccome l'arcivescovo dovrebbe essere ormai arrivato, direi di farla partire quella perfetta. Fermiamola e al mio tre partiranno quelli con le pettorine rosse. E andremo in senso orario. Un giro soltanto. Uno, due, tre, pettorine rosse, lilla, arancioni, verdi, gialle, azzurre, blu. Bravissimi, siete stati bellissimi. Ora vi chiediamo di creare un altro giro. Questa volta partiremo dalle pettorine blu, andiamo nel senso contrario. 3, 2, 1, pettorine blu, azzurre, gialle, verdi, arancioni, lilla, rosse. Ok, l'arcivescovo ormai è arrivato, quindi vi chiediamo di sedervi. Incominciamo a creare un clima di silenzio per accogliere al meglio e iniziare al meglio questo momento della veglia.
prova. Facciamo un applauso ai nostri figuranti. Saranno loro, con le loro figurazioni, a farci stare in Piazza Paradiso. Anche noi parteciperemo alle figurazioni con le indicazioni che le maglie rosse sul campo ci daranno durante la celebrazione. Sarà un momento di preghiera, un momento in cui lo Spirito Santo sarà qui con noi, e quindi nella preghiera faremo anche dei gesti, ci alzeremo, ci sederemo, vivremo intensamente il dialogo con l'Arcivescovo e con il Signore. Quindi a queste indicazioni atteniamoci in silenzio quando ci verranno date. E non possiamo iniziare senza colui che ci guida. Il momento è arrivato. Stiamo per accogliere Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano. Eccolo che entra, facciamo sentire il nostro calore, questi sono i Cresimandi 2023! L'Arcivescovo è accompagnato dai vicari episcopali delle nostre 7 zone pastorali. Facciamo un applauso anche a loro che stanno entrando in questo momento. Voi della zona settima di Sesto San Giovanni, fatevi sentire! Voi della zona sesta di Melegnano, fatevi sentire! E adesso la zona di Lecco 3, Arancione, dai, tocca a voi, accogliete il vostro arcivescovo! E la zona 2 di Varese, è il vostro momento! E ora
ora tocca alla zona 1 di Milano, zona rossa. Attenzione, ora è il momento di tutto lo stadio! Forza Arcivescovo Mario! E ora che abbiamo accolto il nostro arcivescovo in mezzo a noi, possiamo vivere oggi la nostra piazza paradiso, sostare con il Signore e imparare ad amarci gli uni gli altri, mettendoci alla scuola del Signore Gesù. Per questo iniziamo con il canto "Sostare con te è bello". Sei vivo tra noi, ti ascolto e ti parlo, ti adoro. Solo con te fiorisce la vita, trovo la pace, il male è vinto. Sostare con te è bello perché mi sento Signore mio Dio, io canto a te.
in Piazza Paradiso c'è la fontana, ci ricorda il dono del battesimo. Quanta gente! Ma avevo capito dalla catechista che alla fine del cammino dei 100 giorni dovevamo costruire una piazza. Ma qui siamo allo stadio, non in una piazza. Certo che siamo allo stadio. Siamo qui con tutti i nostri amici che faranno la cresima insieme a noi. Benvenuti, care ragazze e cari ragazzi. Avete ragione, siamo in tantissimi. Siamo qui perché ci è stato chiesto di costruire in ogni città e paese della nostra diocesi Piazza Paradiso. So che alcuni dei vostri sindaci sono qui tra noi. Ma voi che cosa avete pensato ci debba essere in Piazza Paradiso? Io vorrei mettere una bella fontana. Quella nel mio paese quest'estate era chiusa per la siccità. A me piacerebbe averne una che canta, che inzampilla e ci sorprende. Sì, una bella fontana con l'acqua pulita, fresca, alla quale ci si possa rinfrescare. Bella idea, ragazze. L'acqua è un dono prezioso di Dio, anche oggi. Pensate all'acqua che nel deserto disseta il popolo di Israele, all'acqua del pozzo per la Samaritana, all'acqua che sgorga dalla ferita del fianco del Signore Gesù. Ma soprattutto pensate all'acqua del nostro battesimo, quando siamo stati immersi nel fonte battesimale, abbiamo ricevuto una vita nuova e siamo diventati figli di Dio come Gesù. Io sono stanco però. Non possiamo sederci? Qui allo stadio ci sono le panchine delle squadre. Thank you.
in Piazza Paradiso c'è anche la panchina che ci ricorda che possiamo sempre essere riconciliati con Dio. Io sono stanco però. Non possiamo sederci? Qui allo stadio ci sono le panchine delle squadre che sembrano così comode. Io le panchine le metterei anche in Piazza Paradiso, magari sotto un albero. Delle panchine per chiacchierare con le amiche, per confidarci i segreti e parlare di quello che ci piace e del nostro futuro. Non devono essere delle panchine hot, come quelle che purtroppo a volte si trovano nei parchetti delle nostre città. Vogliamo delle panchine belle e colorate, sulle quali invitare le persone a star vicine, a dirsi parole buone, a fare la pace dopo aver litigato. Ci vorrebbero delle panchine adatte al perdono, alla riconciliazione e all'amore ritrovato. Delle panchine dove potersi sedere quando si ha il cuore spezzato e appesantito dal peccato e potersi rialzare liberi e leggeri perché siamo stati riconciliati con Dio.
racconta proprio di me. Questo? In Piazza Paradiso c'è anche la panetteria che ci ricorda che abbiamo un pane, che è il pane della vita. In Piazza Paradiso servirebbero anche dei negozi, un bar dove la gente possa incontrarsi quando piove, un'edicola dove acquistare dei giornali che raccontino però solo buone notizie. È una bella panetteria, come quella di mio papà, dove poter acquistare pizze, focacce e brioche. Una panetteria che diffonda nell'aria il profumo del pane caldo e croccante. Quando al mattino passo vicino al panettiere del mio paese e sento il profumo del pane, la giornata cambia immediatamente. È vero, la vita assume subito un sapore diverso. Bravi ragazzi, anche a me piace il pane. È il segno in cui si incontrano il frutto della terra e il lavoro dell'uomo. È il segno scelto da Gesù per fare memoria del suo sacrificio. Il pane della vita, che è il suo corpo spezzato e offerto per noi. Gesù si fa così alimento che nutre per la vita eterna. Facendo la comunione ci uniamo a Gesù, formiamo una cosa sola con Lui e ci sentiamo ancora più uniti ai nostri amici, quelli sulla terra e quelli del cielo. Nell'Eucaristia noi rendiamo grazie a Dio Padre per le sue opere e per il dono di suo figlio Gesù. C'è un problema con la musica.
Devo dire anche adesso che abbiamo il pane? No, dico solo bisogna dire. Devo aggiungere anche adesso che abbiamo il pane. E adesso che abbiamo il pane dell'Eucaristia, diciamo insieme, rendiamo grazie a Dio. Siete scarsi, più forte! Bella zio, bravi! Facciamo ancora un applauso ai nostri figuranti. Ora è il momento di pregare insieme, di dialogare fra noi, di dialogare con il nostro Arcivescovo e con il Signore Gesù. È il momento della preghiera. È il momento per sostare con te. Per questo, mantenendo il silenzio, ci alziamo. Cominciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. La presenza del Signore è luce per noi. Cantiamo insieme. Possiamo sedere per cantare insieme l'inno dei Cresimandi, se resti in noi. Invochiamo così lo Spirito Santo perché ci dia i suoi doni e ci mostri il volto di Gesù. Thank you.
resta che fare, non ci farà sbagliare. Timor di Dio non è paura, ma rispetto ed umiltà. Se resti in noi, Santo Spirito, vivremo proprio come Gesù. Leggendo la lettera dell'Arcivescovo Mario, abbiamo scoperto insieme come costruire Piazza Paradiso nelle nostre città. Noi abbiamo pensato al progetto, ma la strada per realizzarlo è ancora lunga. La nostra città alcune volte sono segnate dalla violenza e dall'animicismo. Nella Bibbia c'è un salmo nel quale si chiede la pace per la città di Gerusalemme. Preghiamolo insieme per chiedere al Signore il dono della pace per le nostre città. Accompagniamo il salmo con il canto. Quando mi dissero andremo alla casa del Signore, già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Fratelli e i miei amici, io dirò: su te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene.
insieme alla preghiera possiamo compiere un gesto importante, unirci all'appello per la pace voluto dal nostro arcivescovo Mario. Abbiamo trovato questo QR code che rimanda alle firme che stiamo raccogliendo, un appello per la pace, per dire che noi vogliamo la pace e per dire ai potenti della terra: per favore, cercate la pace. In Piazza Paradiso. Un piccolo gesto può fare molto, come il più piccolo di tutti i semi. In Piazza Paradiso abbiamo costruito tante cose: le panchine, la panetteria, la fontana. Servono anche gli alberi, tanti alberi che facciano ombra e donino ossigeno per vivere. Anche Gesù nel Vangelo ci parla di alberi e ci dice che ogni albero ha una storia da raccontare. C'è il sicomoro su cui si arrampica Zaccheo, c'è il fico sotto cui Gesù vede Natanaele, e poi c'è un albero grandissimo che nasce da un seme piccolissimo, il più piccolo di tutti. Utilizzando questo albero come esempio, Gesù ci spiega com'è il regno di Dio. Ascoltiamo insieme la parabola. Nel silenzio ci alziamo e acclamiamo al Vangelo con il canto. Benedicimi Padre, le tue labbra perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo il Signore Gesù diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ci possiamo sedere. Il più piccolo tra tutti i semi. Vi spiego che questo piccolissimo seme può ammalarsi di tre malattie e vi voglio insegnare come si può guarire. Il più piccolo tra tutti i semi si ammala di paura. Gli altri sono più grandi, gli altri sono più forti, gli altri mi vogliono vincere. Ho paura, ho paura. Il seme
piccolo ha paura. Come si vince la paura? Io ho imparato a vincere la paura pregando Gesù, dicendo: Signore Gesù, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di me. Proviamo a dire insieme questa parola: Signore Gesù, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di me. Se noi ripetiamo tante volte questa preghiera, che si chiama la preghiera del cuore, vedremo che nel buio della paura si accende la luce che ci incoraggia. Piazza Paradiso ha bisogno di una luce, perché di notte Piazza Paradiso fa paura al piccolo seme che è stato piantato nel giardino. Ecco, la prima malattia è la paura, il rimedio è la preghiera, e il frutto della preghiera è la luce che illumina Piazza Paradiso. La seconda malattia del piccolo seme è la pigrizia. Quando dice: non ho voglia, non mi piace, forse domani lo faccio, ma non oggi. La pigrizia. Forse è inutile che io mi impegni. Me ne sto qua comodo davanti ai miei giochi. La pigrizia. Io ho imparato come si vince questa malattia, che è la pigrizia. E io ho imparato a vincerla dicendo una preghiera. Questa preghiera: Signore Gesù, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di me. Proviamo a ripetere questa preghiera. Signore Gesù, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di me. Se noi ripetiamo tante volte questa, che è la preghiera del cuore, forse ci si accorge che gli altri ci chiamano e vinciamo così la pigrizia. Piazza Paradiso si riempie di amici e questo ci sveglia dalla nostra pigrizia. La terza malattia che il piccolo seme può provare si chiama lo scoraggiamento. Ho provato e non ce l'ho fatta. Mi sono impegnato e non sono riuscito a far niente. Ho fatto un proposito e non l'ho mantenuto. Sono proprio un disastro. Sono un fallimento. Chissà cosa mi diranno papà, la mamma, la maestra, l'allenatore,
il maestro di musica, ecco, non sono riuscito. Lo scoraggiamento. Io penso che questo scoraggiamento si può vincere con la preghiera. Io ho imparato a vincere lo scoraggiamento con questa preghiera. Signore Gesù, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di me. Proviamo a ripetere insieme questa preghiera. Signore Gesù, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di me. Se noi preghiamo tante volte questa preghiera, forse vedremo che il piccolo seme comincia a germogliare. Ecco, spunta una fogliolina proprio in Piazza Paradiso. Il piccolo seme si convince che non è un fallimento, soltanto ci vuole un po' di tempo per vedere il risultato del proprio impegno. Tre malattie, la paura, la pigrizia, lo scoraggiamento e un rimedio, la preghiera del cuore. Adesso voglio proporvi una ricerca. Sul foglio che voi avete in mano c'è un piccolissimo punto nero. Quello lì è un seme. Adesso ci vogliono 3 minuti per cercarlo. Ciascuno cerchi di trovare il piccolo seme che c'è sul suo foglio. Lo cerco anch'io, soltanto che a me hanno già detto dov'è, quindi è più facile. Io l'ho trovato, l'ho trovato! Un piccolissimo punto nero. Eccolo qua. Bisogna avere la vista buona. È un piccolissimo punto nero. Chi l'ha trovato grida: l'ho trovato! Adesso, contenti di aver trovato il seme, continuiamo la preghiera, ma sarà necessario piantare questo seme per vedere se vince la paura, se vince la pigrizia, se vince lo scoraggiamento e produce la piccola fogliolina che abbellisce Piazza Paradiso. Rientriamo dunque nell'ascolto. Thank you.
finire tutto il pubblico, vai. In Piazza Paradiso serve anche un mercato dove trovare il cibo di tutto il mondo. La pasta italiana, il couscous marocchino, il mate del Sud America, il riso dell'Asia. Un posto dove chi ha di più può regalare, mentre chi ha di meno può prendere quello che gli manca, magari con una tessera a punti, che si scarica quando prendi e si ricarica quando dai. Durante il cammino dei 100 giorni abbiamo conosciuto dei posti che si avvicinano a questo mercato. Sono gli empori della solidarietà, gesti da carità abruzzese, che sono presenti in tanti posti della nostra diocesi. Stanno aiutando migliaia di persone in difficoltà. Ragazzi, ragazze, grazie per la vostra generosità. Sono i gesti minimi, fatti con costanza, che possono rendere più bella la vita e abitabile la terra. Continuate così. Donate ogni giorno qualcosa di voi agli altri per fare della vostra vita un dono. Siamo noi quella promessa di paradiso che Dio ha messo sulla terra per la potenza dello Spirito Santo. I nostri sogni di bene possono diventare realtà. Il nostro gesto di carità, la microrealizzazione 2023. Questo è il momento della consegna delle nostre offerte. All'uscita troveremo i contenitori in plastica con su scritto offerte. Queste andranno agli empori della solidarietà. Daremo così un pasto alle famiglie che hanno bisogno. Thank you.
Ora, mantenendo il silenzio, ci alziamo per concludere insieme con le preghiere di intercessione. Il Signore ha scelto voi, ragazzi e ragazze, per farvi dono del suo Spirito. Insieme possiamo pregare il Padre e chiedere di aiutarci a rendere più bella la vita e più abitabile la terra. Lo Spirito Santo ci trasformi e ci renda operosi nel bene. Signore, abbiamo bisogno di sentirci più vicini gli uni con gli altri per vincere ogni solitudine e ogni tristezza. Donaci il tuo Spirito che ci spinga a correre incontro agli altri, a fare il primo passo, a perdonare sempre, ad amare con cuore generoso. Signore, il mondo ha bisogno di pace. Ci sono troppe guerre, troppe calamità, troppa povertà e disperazione. Aiutaci davvero a rendere più bella e abitabile la terra. E ascolta il nostro grido che chiede il dono della pace. Signore, entra nelle nostre case e abita con le nostre famiglie. Abbiamo bisogno della tua presenza in mezzo a noi. Insegnaci a pregare e a sostare con te, per riconoscerti presente, saperti vicino e crescere nella tua amicizia. Signore, guarda tutte le nostre comunità e questa tua Chiesa che è qui radunata con il suo Vescovo e i suoi pastori. Insieme formiamo il tuo corpo. Con la potenza del tuo Spirito, fa che il nostro modo di vivere insieme sia per tutti una promessa di paradiso. Signore, insegnaci a guardare il cielo per poter abitare la terra. Lo Spirito Santo ci spinga a sognare e a sperare e a essere fedeli discepoli di Gesù per portare in questo mondo il regno di Dio. Al Padre presentiamo tutte le nostre preghiere e i desideri del cuore. Lui che ascolta possa accogliere la parola che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per questo momento di festa, di preghiera, di speranza. Voglio ricordarvi la preghiera del cuore, da ripetere 10 volte, 100 volte, 1000 volte, quando dobbiamo vincere la paura, la pigrizia e lo scoraggiamento. Desidero ringraziare tutti voi che siete venuti e tutti coloro che vi hanno accompagnato. Desidero ringraziare i sindaci
che sono presenti, che hanno accolto il nostro invito. Desidero in particolare ringraziare il sindaco di Milano, che è qui presente e che ha decretato che è importante che piova, ma non oggi pomeriggio. Lo ringrazio di cuore. Gli chiedo anche di dire una parola. Grazie, signor sindaco. Care e cari cresimandi, questa è la vostra giornata, è la giornata delle vostre famiglie e della meravigliosa diocesi di Milano. Vi ringrazio per l'invito e parlo brevemente a nome dei sindaci e delle sindache presenti. Perché vedete, cosa fanno i sindaci? Piantano semi, sapendo che non è detto che diventeranno grandi piante, ma vincono le loro paure, ma non si impigriscono, non si rassegnano mai e vanno avanti, ma andranno avanti sempre più convinti, più forti, se voi tutti darete loro una mano e le vostre idee per Piazza Paradiso ne sono un grande esempio. Per cui io, anche a nome degli altri sindaci e sindache presenti e che vedete con questa meravigliosa fascia, vi ringraziamo molto e vi abbracciamo tutti. Invochiamo per noi, per tutti, la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi accompagni sempre con la sua grazia, vi ricolmi sempre della sua gioia e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Bene, bravo, grazie. Bene. Thank you.
E allora sale il nostro grazie innanzitutto al nostro arcivescovo Mario, al 3, 1, 2, 3, grazie! Ancora più forte, 1, 2, 3, grazie! E poi ai nostri fantastici figuranti, 1, 2, 3, grazie! E poi reciprocamente a tutti noi che abbiamo partecipato ai Crazy Mandi 2023. 1, 2, 3. E allora è bello cantare insieme. Prima di andare a casa, cantiamo Sostare con te, Kyrie. Alleluia. Amen. Possiamo anche ballarlo. Un po' di intro, vai un po' di intro.